Quindi lei conferma che ci sarà, non è tentato da queste sirene romane? Assolutamente. Se, non so, se dovesse cambiare lo scenario, no, assolutamente, guardi, se mai dovesse accadere che da qui a pochi mesi o al più tardi fra un anno e mezzo, alla scadenza naturale della legislatura, come è, diciamo, nelle possibilità, diciamo così, non dico che sia probabile, ma è possibile che il centrodestra vince le elezioni e addirittura Giorgia Meloni sfonda e diventa il presidente del Consiglio. La mia, diciamo, il mio sogno sarebbe esattamente avere Meloni a Palazzo Chigi e io in Abruzzo, avendo un governo con il quale i rapporti, non solo Giorgia a Palazzo Chigi, ma comunque una serie di ministri, non soltanto di Fratelli d'Italia, perché io ho ottimi rapporti che abbiamo avuto, essendo stati colleghi in Parlamento e comunque con tantissimi esponenti della Lega, di Forza Italia, quindi degli altri partiti del centrodestra, di Coraggio Italia, dell'UDC, quindi il mio sogno sarebbe appunto poter godere e contare su un governo amico di persone che conosco personalmente, con cui ho lavorato insieme e con le quali poter sviluppare i progetti per il nostro territorio.